Buonasera, buonasera, buonasera Italian Friends, qui ad Andria, siamo con Andrea Sansonna, che praticamente ha avuto un'idea in base ai suoi studi di marketing, quindi studiare un mercato apposito per la Puglia e quindi mettere in evidenza tutte le valenze e tutti i prodotti veramente quotati in Puglia. Quindi vorrei che ci raccontasse com'è nata questa avventura e quali sono gli obiettivi da percorrere. Grazie. Beh, allora, sicuramente l'idea è quella di valorizzare molto il territorio, quindi sia scegliere i produttori che siano sul territorio ma che non siano tanto industrializzati, quindi che lavorino ancora in artigianalità il prodotto, e soprattutto valorizzare tantissime materie prime, perché l'idea è quella proprio di portare poi il prodotto da prima sicuramente in tutta Italia, ma anche in una misura di un prospetto più ampio anche in Europa e poi sicuramente anche fuori Europa. Certo. Quindi diciamo l'idea è quella lì del progetto. Questa parte qua, quindi tutto quello che è Puglia Lover, in realtà nasce poi da quello che io ho già delle attività, ho una società informatica, mi occupo di sviluppare la parte marketing per le società, per le aziende, ho delle altre attività che si occupano sempre dell'e-commerce, quindi commercio elettronico, in altri, diciamo, argomenti, ok? Però diciamo, mi è sempre affascinato la parte food, quindi la parte di alimentazione, soprattutto sul territorio. E quindi è un tuo punto in favore quello di lavorare sul web, perché il web rappresenta proprio l'unica alternativa che abbiamo, perché non funzionano più le pubblicità, anche se le fanno ancora sui giornali, perché i giornali non legge più nessuno. Però ecco, il web cattura di più, catturano gli eventi, catturano tante forme, diciamo le app, le famose app, e tu userai un'app apposita per... Allora, uscirà più avanti sicuramente un'app dedicata allo store, quindi allo store online. Invece per quanto riguarda invece il fatto di prendere più clienti, sì, assolutamente online ci permette di raggiungere qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo, e soprattutto in maniera H24, quindi 7 giorni su 7, a ogni ora del giorno. Quindi è molto molto importante quella parte lì. Senti Andrea, volevo chiederti, perché ce ne sono tantissimi siti, tantissime, ma i tuoi punti di forza quali sono? Beh, allora, oltre al fatto marketing, che tra l'altro a gennaio 2020 uscirò come società, come una delle 10 migliori società su Forbes di marketing, quindi mi hanno selezionato per questo. Quindi oltre alla parte, diciamo, di marketing online, in realtà è il valore del prodotto. Certo. Quindi mentre molti siti che si vedono online hanno fatto una scelta legata alla quantità, noi abbiamo fatto più alla qualità. Quindi cosa vuol dire? Avere prodotti che magari noi non abbiamo la possibilità di avere grandi numeri di vendita, ma abbiamo grande qualità. Quindi produttori che fanno i taralli ancora a mano, che utilizzano materie prime di un certo tipo. Quindi è un discorso completamente diverso a livello di materia prima. Ecco, quindi quello è, diciamo, sicuramente il valore aggiunto al nostro store. Quindi praticamente la Puglia in tavola, in sostanza, olio, vino, tutto quanto, orecchiette, le funzioni, tutto quello che è, tutto quello che può essere, diciamo, commerciale. Certo, noi ti auguriamo tanti tanti auguri. Italian Friends era vicino, noi siamo un'associazione di Firenze che hanno in cuore la promozione d'Italia, per cui io sono il responsabile ambasciatore dei saperi e sapori di Puglia, però noi siamo strutturati su tutta la 20 regioni, per cui sarà un piacere aiutarti un po' Ti ringrazio, grazie.